Buonasera cari amici telespettatori, benvenuti a Tele delle Tele con il vostro Andrea Letrè, che sono io. Mi vanto di essere un grandissimo scopritore di talent scout per quanto inerentemente riguarda l'arte, la pittura e l'arte. E iniziamo questa fantastica trasmissione, questa rubrica d'arte, presentando un grandissimo artista. Signore e signori, abbiamo con noi l'artista misantropo Otello Merardi. Buonasera e bentrovato, signor Merardi. Buonasera, buonasera. Innanzitutto mi faccia fare i complimenti per questa bellissima ambientazione che lei ha scelto come sua abitazione. Ci troviamo in un faro, in un bellissimo faro. E lei perché ha scelto di vivere in un posto così particolare? L'hanno sfrattato. L'hanno sfrattato e quindi, dovendo scegliere una nuova abitazione, ha subito cercato un posto libero. Un posto che rispecchiasse il suo animo artistico, quindi ha scelto il faro perché comunque era vuoto, quindi vuoto, ha levato subito il cartello affittasi. Quale cartello affittasi? Quale? Era vuoto. E quindi lei... Sono entrato. E adesso andiamo a conoscere ancora meglio l'artista, l'uomo Otello Merardi, e questo vezzeggiativo, quest'ombra, quest'aura di mistero che ha scelto con l'essere misantropo. Ora, signor Merardi, non voglio essere uno di quelli che istruisce le papere, però misantropo è colui che odia le persone. E quindi vogliamo smentire quest'aura, questo mistero che lei, questa leggenda che lei odia le persone? No. No, quindi nel senso che lei... Nel senso che odio le persone, altrimenti io non ero misantropo. Però dentro l'animo di Otello Merardi c'è tanta arte, e quest'arte lui la mette sulla tela. Andiamo subito, Bernardo, a vedere l'opera chiave di Otello. Ecco, guardate qua, le onde, la tempesta, questa cosa rappresenta questa, questa tempesta lei la vede dove? Dalla finestra, guarda. Quindi la finestra è il suo demone. Che demone? Una finestra? Che demone? Una finestra. E quindi questa tempesta è nell'animo suo? No, è là nella finestra. Però adesso vedo un bellissimo mare calmo, piatto. E c'è il sole. E piove, mo che c'è il sole. Lì pioveva. Quindi questo quadro, però questo, da un punto di vista, questo è un urlo, È un quadro, che urlo. E vogliamo dire però che abbiamo qui tante opere, quindi se qualcuno dei telespettatori è rimasto affascinato da questo e vuole vedere altre opere del signor Merardi, non mi tocchi. Ricordiamo che la porta è sempre aperta. Per chi? Quale porta? Quale? La luce è sempre accesa. Ma è sempre accesa per me, non per gli altri. Gli altri. Torneremo ancora a... Ma chi? Noi chi con la troupe torneremo. Ma qua, ma tornerete dove? Ma quando? Dove? Chi? Ringraziamo il nostro Otello Merardi per la sua disponibilità e da... Andrea Letrè per Tele delle Tele. Primo appuntamento, ci vediamo la prossima volta. Grazie, signor Merardi.
Finito?